Stamattina siamo qui nella sala del Consiglio Comunale per parlare del nostro evento di domenica, quello che ci vedrà tutti coinvolti per l'elezione del segretario nazionale. Ancora una volta arriviamo a questo appuntamento attraverso il metodo delle primarie, è un'innovazione che abbiamo portato noi in Italia tanti anni fa. La novità di questo appuntamento è che questa volta le primarie saranno aperte, potranno votare tutti i cittadini recandosi nei seggi con tessera elettorale, carta d'identità e pagando 2 euro. Sono 3 le candidature in campo per il nostro partito, quella di Matteo Renzi, quella di Pippo Civati e quella di Gianni Cuperlo. Sono 3 candidature prestigiose, autorevoli e sicuramente domenica ci sarà una grandissima festa di partecipazione e di democrazia. Chiunque sarà il segretario da lunedì dovrà, a mio avviso, lavorare per l'unità, dovrà lavorare per riavvicinare il partito alla gente e far sì che la politica possa ritornare a essere prestigiosa nelle istituzioni. Noi qui a Cava abbiamo allestito 4 seggi, voteremo alla nostra sede del Partito Democratico, voteremo alla Biblioteca Comunale, al Teatro Appassiano e alla circoscrizione di Santa Lucia. Ci tengo a ringraziare ancora una volta tutti i partecipanti, tutti coloro che vorranno venire a partecipare al voto e tutti i militanti che ancora una volta domenica garantiranno le operazioni di voto. Non è scontato questo, perché è soltanto grazie a loro che questa grande festa di democrazia si può svolgere. La Fondazione Patrizio Paoletti sabato prossimo a Cava dei Tirreni ospita una iniziativa per raccogliere fondi per un progetto importante, 1 milione di pasti per l'Italia, la carovana del cuore è in movimento, lo chiediamo alla signora Cinesi che è una rappresentante della Fondazione a Cava dei Tirreni. Grazie, buongiorno. Io che cosa posso dire? Che questo evento sarà sicuramente un qualche cosa di nuovo, di diverso a Cava. Dobbiamo ringraziare il Comune di Cava che ci ha fornito il patrocinio e queste squadre si cimenteranno per far sì che ci possiamo divertire, ma nello stesso tempo possiamo raccogliere dei proventi per portare avanti questo progetto, cui siamo molto interessati perché abbiamo scoperto che in Italia c'è molta povertà, circa il 97% della popolazione ha bisogno di mangiare e non solo questo, ma anche, ha bisogno anche di medicinali. E noi attraverso dei volontari locali cerchiamo di portare un sollievo a queste persone. E poi si sa, sotto Natale siamo tutti un po' più buoni, quindi venite numerosi allo stadio e, per poterci divertire, ma anche per poter dare la possibilità ad altre persone di stare meglio in questo periodo un po' triste. Certo. 4 squadre, un quadrangolare tra una selezione di amministratori locali, una di magistrati, una di avvocati e una di imprenditori cavesi, il tutto per appunto raggiungere questo obiettivo. Da che ora inizierà questo quadrangolare? Inizierà alle 9:30, finirà intorno alle 12:30, ci saranno anche le premiazioni, sempre dovute al comune ovviamente. E sicuramente siamo stati contenti di mettere su queste squadre perché le persone, quando hanno saputo qual era la motivazione, sono accorse numerose e ovviamente vorremmo anche il resto della cittadinanza che facesse parte. Anche perché noi saremo lì con un banchetto e daremo questi braccialini e le persone ci daranno un'offerta che sono stati fatti in Italia, quindi in un'azienda italiana. E quindi noi vi aspettiamo numerosi, tutti quanti.